Ragazzi, buonasera a tutti dal Meetup Napoli e chiedo l'autorizzazione alla registrazione e alla pubblicazione del materiale audio, foto e video di questa riunione. Concesso. Un attimo solo, Va faccio un bene. attimo un giro. Ragazzi, Va bene, date concesso, l'autorizzazione, concesso. date l'autorizzazione. Sì. Date autorizzato. autorizzazione. Sicuro. Elisa, date. Ok. Allora, soltanto se mi riprendi un attimo, Salvatore, no, Sì. No, dicevo. su di me l'intervento principale, praticamente ci sono persone iscritte a parlare, praticamente 4 minuti al massimo a testa e si va avanti. Il primo è Gianluca. Sì, no, scusa, È no, prima però. l'introduzione, No, Marco, scusami, no, solo. L'introduzione di Gennaro. Gentilmente, un Mi dai po' la di più, cartellina? fatemelo Mi dai la cartellina? finire. Scusa, Aspetta, sta arrivando Pietro. Vabbè, un attimo. No, Allora. vabbè, abbiamo. Ciao, allora, soltanto per introduzione, lo scopo praticamente di questa riunione era scegliere una serie di ordini del giorno di cui discutere. Questa, diciamo, è da valutare come una pre-riunione che sarà finalizzata eventualmente, ipoteticamente, ad una più ampia, diciamo, riunione, una vera e propria assemblea cittadina, se, diciamo, se ci sarà. Negli ordini del Cioè, giorno, non giusto calare perché negli altrimenti ordini, vengono le no, mani. negli ordini del giorno, diciamo, che abbiamo scelto e che poi dopo, diciamo, vi andrò ad elencare e a scrivere poi dopo sul Meetup, ne sono emersi due, diciamo, con più votazioni. Una riforma e una regolamentazione per quanto riguarda il Meetup, e poi la seconda c'è un'analisi pre e post voto Elezioni. delle elezioni a Napoli. Giusto, Salvatore, mi correggi? Quindi, diciamo, questi sono i principali ordini del giorno, fermo restando che tutti gli altri che sono elencati, comunque, se desiderate poi dopo discuterne e parlarne, decideremo, diciamo, in che tempi e in che modi, diciamo, volerne parlare. Quindi vi ringrazio. Ok, Buona inizia. riunione, chi è che deve Gianluca. iniziare a parlare? Benissimo, allora il primo è Gianluca. Allora, io Ti chiami? Scusami. mi chiamo Gianluca Uccella. Il mio intervento è, diciamo, generico rispetto a tutta la discussione che c'è stata prima. Se vogliamo cominciare a parlare di regolamentazione, dovremmo, secondo me, adesso potrei ricordarci le conseguenze. Ognuno deve cominciare a prendersi delle responsabilità di quello che fa, di quello che non fa, di tutto ciò che ne consegue da un intervento e così via. Sia a livello personale, sia a livello anche regolamentativo. Io per il momento ho notato solo caos. Dovremmo veramente cominciare dalla base. A guardarci, a parlare uno alla volta e riportare tutto da quello che c'era all'inizio, da quando nacque nel 2009 più o meno. Signori, io vedo solamente che stiamo cercando di allontanare la gente. Durante il periodo elettorale io non ho visto nessuno del Movimento 5 Stelle parlare con le persone, fare tra virgolette scuola, vedere se veramente c'era l'opportunità di avvicinare qualcuno e portarlo con noi. Perché diciamo che il principio del Movimento 5 Stelle, potrebbe essere sbaglio, forse ho inteso male, ma è mettere gente onesta nelle istituzioni per cercare di cambiare qualcosa. Si parte dal comune per poi arrivare alla regione e così via, poi magari al governo per un giorno. Dovremmo veramente cominciare da questo. Ma se già non si accettano le parole di chi magari ha un pensiero diverso, ora. Scusatemi se mi permesso, ma mi ricollego anche agli espulsi. Io non lo so, io mi sento libero magari di iscrivermi a un'associazione che può essere l'Associazione Nazionale Carabinieri, ma perché devo essere espulso? Perché magari genericamente il carabiniere è visto come fascista. Però purtroppo è così. Io penso che uno debba essere libero, libero di pensiero, nella fattezza, nella semplicità della cosa. Che poi si voglia iscrivere all'associazione X o all'associazione Y, questo non denota che sia una cattiva persona. L'importante è che non si perdano i valori umani. Esatto, l'importante è se uno è iscritto con il movimento, però poi non è che può fare associazioni fittizie alle spalle di chi crede in quella persona. Ovvero sia, se io, signor Giovanni, si candida col movimento,
poi però conclude accordi con l'NCDU o chi è per diverso, esso, no. E già diventa diverso. Non mo. Ma Facebook non è cattiva fede, è disonestà proprio. Intellettuale. Parliamo, facciamo concludere e poi parlano tutti quanti. Però ad ogni modo dovremmo, secondo, ripeto, noi adesso vorrei cercare di essere più compatti e partire veramente dalle sciocchezze, da quello che sostanzialmente è stata l'idea del movimento. Partire dall'onestà. Tutto qua.